Parto con il monologo. Allora, vogliamo parlare, innanzitutto parliamo un pochino, partiamo dall'Italia. L'Italia esce con una partita scandalosa come tutto l'europeo che ha giocato. Meritatamente esce da sto europeo, non doveva andare neanche agli ottavi di finale. Adesso c'è la corsa a criticare Spalletti, che giustamente va criticato per delle scelte che ha fatto, per il gioco che non ha fatto sviluppare alla squadra, perché comunque si è fatto condizionare, secondo me, un pochino dalla critica, e ha cambiato delle cose che secondo me doveva insistere su quella strada lì, che è la strada del calcio, la strada del calcio, perché l'Italia aveva dimostrato con Spalletti in certe partite di giocare a calcio. Si è cagata sotto della Spagna e ha voluto fare il calcio, quello come si dice all'italiana, un calcio, quello all'italiana, che è un calcio morto, dove oggi spuntano tutti i Mourinho a dire no, perché Spalletti, un allenatore sopravvalutato, hai visto Spalletti? Ma come cazzo si fa di una cosa del genere da un allenatore che lo scorso anno fa il record di punti con il Napoli, vince lo scudetto e dominandolo. Il Napoli erano 33 anni che non vinceva lo scudetto, l'ultima volta l'aveva vinto con Maradona, gli unici due nella storia con Maradona, e un Napoli che non era data neanche per la lotta al Champions League quell'anno e domina la Serie A. Con la Roma vi ricordo che è l'ultimo allenatore che ha vinto due Coppe Italia e una Supercoppa italiana. Dopo Spalletti non l'ha vinta più nessuna. Ricordiamo anche questa cosa qui, con 13-14 giocatori. E sbaglia con la nazionale, ma la nazionale non è che hai modo di allenarla 3 anni e di fare i calciomercati. La nazionale è quella, i giocatori sono quelli. Potevi far giocare Folorusso. Folorusso cambiava secondo la nazionale, Zaccagni dal primo minuto, o Matteo Politano, ho sentito dire Colpani. Questi giocatori potevano cambiare le sorti della nazionale, al posto di Scamacca mettere Immobile, che non si è retto un piede in Serie A. Questo è quanto. Dobbiamo invece andare purtroppo sulla retorica e andare nel profondo perché la nazionale esce dalle qualificazioni degli ultimi due mondiali, perché la nazionale fa questo calcio agli europei e gioca così, e perché ha questi giocatori. Andiamo sullo specifico. E qui, ragazzi, il discorso è lungo, perché bisognerebbe resettare i settori giovanili, bisognerebbe avere più attenzione sugli allenatori dei settori giovanili, bisognerebbe cambiare la mentalità troglodita di questa nazione, che io provo a cambiare anche per quanto riguarda la Roma. Ha vinto una squadra che ha giocato a calcio e che ha giocatori tutti abituati a giocare un certo tipo di calcio, da Sciaga, da quelli del Bologna, da Kanji, giocatori che non abituati a quel ritmo, a quell'intensità, a quella velocità di esecuzione, a quell'interscambio, a quella paura di no, di non la paura come ha avuto l'Italia di giocare il pallone. Qui ci allacciamo alla Roma, abbiamo visto anche Cristante titolare, Mancini titolare, Pellegrini titolare in questa Italia, che lo vediamo con la Roma da tanti anni, la Roma che non riesce a fare quello step successivo con questi giocatori qui, e qui giocatori che ti hanno portato in Europa League, in Conference League avanti, ma che non ti hanno mai portato in Champions League, che non sono giocatori da Champions League di alto livello, la possono fare, ma non alto livello. E questi giocatori qua ce li ritroveremo quest'anno con la Roma un'altra volta, perché per contratti che hanno fatto in passato lunghi e con ingaggi alti che non fanno modo alla Roma di darli via. C'è da fare tutto in
negli altri reparti e c'è da fare moltissimo da parte della società. Servono investimenti importanti, è inutile dirlo. Io venivo preso per il culo quando parlavo di Mancini, di Pellegrini e di Cristante, ero ormai da Roma. No, però Mourinho ci ha avuto questi giocatori. Mourinho, ve lo ricordo a tutti, voleva 11 Pellegrini. Mourinho ha fatto fare il contratto così a Pellegrini. Mourinho, Cristante gli ha dato e a Mancini gli ha dato in mano la Roma. Questa è la verità. Perciò stiamo sempre a parlare, sempre che chi vuole fa Mourinho di qua, di là, i Mourinhi, perché con me non attaccate. Non attaccate, perché un allenatore come Mourinho, che io mi aspettavo non tanto per il gioco, ma proprio per le scelte. Cazzo, vengo, ma Iaro ma si è chiato in mano. E queste cose ho sempre dette, voi sapete. Io davo in mano a Dzeko, a Mkhitaryan, a Smalling. Io a Dzeko, a Mkhitaryan e a Smalling. I giocatori più forti che c'erano nella Roma, che erano loro. I giocatori più forti della Roma, che Mourinho voleva Sciaka, è vero, per carità di Dio, che Mourinho voleva Sciaka, è vero. Mourinho voleva anche Sabitzer, è vero ragazzi, vi dico la sincera verità, però Mourinho è pure quello che ha fatto prendere Shomurodov e ha fatto prendere Abraham. Mourinho era quello che voleva Bonucci e ve lo dico io. Perciò ragazzi, stiamo a parlare di un qualcosa che secondo me, se si parla di Mourinho su una prestazione del genere, vuol dire proprio che non vogliamo andare avanti e non capiamo dove deve andare la direzione del calcio. La direzione del calcio è tutta altra. Se noi andiamo nella direzione del calcio e aiutiamo la società a fare calcio, può essere che dalle sabbie mobili noi ci liberiamo. Se noi continuiamo con questa strada qua e continuiamo a pensare a Mourinho, non usciamo da ste sabbie mobili. Non pensiamo, non usciamo da ste sabbie mobili. Allora, oggi vi avevo detto 2 giorni fa che comunque avevo mandato un messaggio a una persona importante della società. Tanto tanti mi prenderanno per il culo che non mi credono. E poi qualcuno credo che mi crederà, perché qualcuno sa che non sono un bugiardo e non sono un millantatore. Poi vi parlo anche delle fee. E mando un messaggio alla società che vi devo leggere. Vi devo leggere per forza. Sono arrivato a un contatto importante con la società. Non mi dite come ci sono arrivato, però ci sono arrivato. E io mando scusate, questo messaggio qua alla società. Lo mando scusate. Aspettate perché ve lo devo leggere, ragazzi, è importante. Allora, lo mando la bellezza di giovedì. Buongiorno. Comincia ad esserci un po' di preoccupazione e di malumore tra i tifosi per quanto riguarda il calciomercato e la costruzione della rosa. Non voglio sa sapere i nomi, ci mancherebbe, ma posso mandare un messaggio ai tifosi di stare sereni. Buon lavoro e sempre Forza Roma. Allora, questa persona importante della società mi risponde e mi dice: buonasera, ma perché malumore? Stiamo lavorando tanto, non vedo nessun motivo di preoccupazione. L'anno scorso abbiamo dovuto vendere tanti giocatori per essere a posto con l'UEFA. Quest'anno è tutto diverso.
devono tutti, dobbiamo essere sereni, perché tutti vogliamo fare del nostro meglio per migliorare tutti, squadra dentro e fuori dal campo. Tutto, punto. Forza Roma. Non è, non è, magari ragazzi, magari se voi mi dite che è questa, regà, ma voi, cioè, secondo voi Lina Soluco parla con Dagliale? Magari fosse Lina Soluco, no, ma un'altra persona. Importante che non vi posso dire il nome giustamente. Dal messaggio si evince che non è vero il discorso che la Roma ha l'esigenza da vendere per comprare, che saranno fatti investimenti, che quest'anno la Roma ha le briglie sciolte per fare investimenti per quanto riguarda i cartellini dei giocatori. Questo vuol dire Mbappé, questo vuol dire Vito Scalzi, questo vuol dire Mbappé, questo vuol dire Haaland. Questo vuol dire Bellingham? Certo che no. Questo vuol dire Chiesa? Forse. Ma questo vuol dire che saranno fatti investimenti, magari come giocatori come Lefè, come giocatori come, che ne so, Gabriel Sara, sto a sparare di nomi, non lo so. Magari come giocatori funzionali al progetto, che magari non sono Varane, che a me mi era preso il colpo, tutti quanti felici, no, a Roma sta a prendere Varane, ma sta scherzando, stanno al Como Varane, ci sarà qualche problema con Varane, oppure Hummels, ma magari arrivano, comprano cartellini di giocatori con caratteristiche, funzionalità per il gioco di Daniele De Rossi e che comunque hanno fame, hanno fame. Hanno fame. Per quanto riguarda la notizia di Lefè, la situazione è questa: la Roma ha raggiunto un accordo totale con l'entourage del calciatore. Sta approvando a trattare con il REN non direttamente fino adesso, ma indirettamente tramite il procuratore. Da quello che mi risulta da parte del REN c'è distanza. Oggi Fabrizio Romano Moretto dicono che c'è fiducia. Io non so dirvi se si chiuderà sì o si chiuderà no. Ad oggi vi posso dire che dal REN esce che c'è distanza tra le parti, che il calciatore non verrà svenduto perché è stato pagato 20 milioni di euro lo scorso anno. Perciò diventa una trattativa che se la Roma vuole e dovesse chiudere Lefè, deve arrivare alla cifra comunque su per giù che richiede il REN. Sarà una trattativa, vediamo. Il giocatore interessantissimo, secondo me, che oggi ho parlato con della gente che lo conosce, e mi ha detto: lui con Ren stanno, era partito anche bene, poi la squadra ha fatto tutta male, ma ha fatto malissimo proprio da quando si è fatto male lui, che ha avuto un infortunio alla coscia che lo ha tenuto dal campo un po' di tempo. Infatti non ha giocato anche le partite con il Milan, e là c'è stato un po' il tracollo del Ren, ma il giocatore è scoperto da Di Solfi, è un giocatore che ha delle qualità importanti, che ha fatto tutte le nazionali francesi, gli manca quella maggiore, ma ragazzi, quella maggiore francese, non so se vi rendete conto, chi hanno loro a centrocampo: Camavinga, Tchouaméni, Rabiot, Kanté, che vedo di, devo continuare. Perciò che cosa succede? Succede che magari se Lefè era in Italia, capace che sicuramente era titolare inamovibile. Se voi mi dite che ruolo può giocare Lefè, credo
ruolo di Pellegrini, ruolo di Paredes. Paredes verrà venduto? Non lo so, ma io spero di no, perché comunque io ripartirei da Paredes, che sa fare calcio e che comunque è stato uno dei più positivi lo scorso anno in nazionale argentina e tutto quanto. Magari è stato preso per entrare in competizione con Pellegrini e chi è più forte gioca. È normale che se tu mi prendi Lefè, giustamente c'è un buco al ruolo di titolare dall'altra parte che non può essere Cristante il prossimo anno e serve un giocatore box to box, e allora a sto punto devi prendere due centrocampisti. Se tu prendi Lefè dovrai prendere una bestia che entra dentro, un Gabriel Sara, vedete voi, uno che è fisico, che si butta, che ha progressione, che ha forza fisica e tutto quanto. E per il resto aspettiamo, adesso è finito l'Europeo, potrebbe esserci un'accelerata sulla situazione Chiesa, Chiesa sì, Chiesa no, capace anche che la Roma si ritiri dalla corsa a Chiesa perché visto all'Europeo magari non ha convinto, oppure magari visto l'Europeo giochi a favore l'Europeo fatto da Chiesa per la Roma e provino a prenderlo a prezzo giusto, che secondo me sono 20 milioni di euro visto l'ingaggio e l'anno da scadenza. Io più di 20 milioni di euro per Chiesa non spenderei. Se Chiesa costa più di 20 milioni di euro, io ragazzi andrei su altri profili in giro per il mondo, è pieno. Perciò vediamo, io vi dico la verità, dal 1° luglio volevo essere un martello. Questo non vuol dire che Dayale non criticherà la società, però questo messaggio mi rasserena e voglio vedere mano a mano quello che succede. In base a quello che succede, non è perché ho parlato con questa persona non criticherò la Roma perché se no ho paura che non mi danno le notizie. Tante notizie calciomercato non me le daranno ugualmente. Le notizie calciomercato le prenderò sicuramente da altre parti dove le ho prese. Però intanto vi voglio rasserenare e rasserenare a tutti, rassicurare che la società è pronta a fare investimenti, sa quello che c'è da fare e vuole fare le cose fatte bene. Damogli fiducia, poi a fine calciomercato oppure già fra un mese magari tiriamo la linea e ci riaggiorniamo. Ok? Monologo terminato.